Due eventi in un'unica circostanza, la presentazione di due importanti manifestazioni che si terranno a Tornareccio e ad Atessa e ai quali l'assessorato alla cultura della Regione Abruzzo non poteva mancare qui al Palazzo De Maio di Chieti. L'assessore De Fanis ha dato anche il saluto istituzionale per questi due avvenimenti che legano Aligi Sassu ad Atessa e Tornareccio. Sì, saluto istituzionale, ma soprattutto l'assessorato che mi onoro di guidare ha anche cofinanziato questi due grossi avvenimenti, importantissimi dal punto di vista culturale, perché Atessa avrà la fortuna nel suo splendido museo, in quello splendido palazzo, Palazzo Ferri, di poter ospitare questo connubio bellissimo tra uno dei più grossi scultori della nostra nazione, Aligi Sassu, e una materia eccezionale che è quella della ceramica di Castelli. E quindi Atessa e tutto il territorio sangrino si potrà fregiare per un intero mese, anche più, di queste splendide opere che tutti invito a visitare. Per Tornareccio una riconferma, 8 anni di quest'arte poco conosciuta che è quella dei mosaici, che è vero hanno arricchito questa cittadina bellissima. Infatti basta visitare Tornareccio, ogni anno si vedono sempre più per le strade questi mosaici che non fanno altro che arricchire il tessuto proprio urbano della cittadina. E poi la formazione di questa scuola per mosaicisti che è molto importante, potrebbe essere il futuro anche per le nostre aree. E tutte queste due mostre splendide, saluto e ringrazio entrambi i sindaci, Adele Cicchitti che ha curato la mostra di Atessa, ringrazio dottoressa Betti e il professor Greco per quello che hanno fatto per Tornareccio, ma soprattutto vedono un unico denominatore comune che è il grande Alfredo Paglione. Grazie a lui oggi possiamo vantare di avere nel nostro museo di Atessa e anche aver dato vita ai mosaici Tornareccio, dei dipinti, delle opere, delle grafiche, delle sculture di uno dei più grossi scultori che la nostra nazione ha dato, cioè Aligi Sassu. Grazie a tutti e invito tutti a venire a visitare queste due grosse manifestazioni. Elsa Betti, la coordinatrice di un mosaico per Tornareccio, anche quest'anno l'appuntamento rimane tradizionale con i mosaici e anche in un certo senso con Alfredo Paglione. Quest'anno quali saranno le principali novità? Allora, tradizionale possiamo utilizzare questo termine, ormai questa manifestazione è diventata una consuetudine, un'abitudine del nostro territorio. Sono 8 anni che portiamo avanti questa manifestazione, 8 anni che vengono presentate mostre di altissimo livello in questo piccolo centro montano dell'Abruzzo. Quindi ogni anno c'è un rinnovamento che è dato proprio da questi artisti, quindi gli artisti diversi ogni anno portano sempre nuova linfa e questo è molto importante. Quest'anno abbiamo 27 artisti che sono stati scelti, selezionati con cura dal curatore Carlo Fabrizio Carli e questi artisti vengono da tutta Italia, quindi da Savona fino ad arrivare a Catania. Sono artisti già consolidati, quindi nomi molto importanti nel panorama dell'arte italiana, ma anche dei nomi emergenti, degli artisti molto giovani di altissimo livello, per cui questa commissione è molto molto interessante e accanto a questa mostra c'è la solita mostra personale dedicata all'artista che ha riportato più voti nell'anno precedente e in questo caso abbiamo Stefano Di Stasio che realizzò l'anno scorso un bozzetto molto bello che si chiamava In volo, molto evocativo. In che quest'anno presenta 6 opere, quindi una mini personale, tutte dedicate ad un ciclo per i musici, per cui abbiamo queste opere molto evocative, molto legate comunque al mondo della musica, anche molto molto interessanti. E la novità è la scuola di mosaico che quest'anno per la seconda volta partirà, avremo un corso di mosaico base ed uno avanzato poi ad agosto, dove verranno i maestri mosaicisti di Ravenna e abbiamo avuto delle iscrizioni dall'estero. Anche quindi per noi è un grandissimo obiettivo raggiunto, quindi molto importante. La professoressa Adele Cicchitti della Fondazione Museate è ovviamente orgogliosa per il grande lavoro preparatorio che ha portato il museo di Aligi Sassu ad Atessa a poter esporre a brevissimo opere di inestimabile valore proprio di Aligi Sassu e in questo caso sono delle ceramiche preziosissime e bellissime da vedere. Sì, è una collezione bellissima di ceramiche che è
custodita nel Museo di Castelli. A Castelli è stata donata da Alfredo Paglione, purtroppo però il museo è inagibile dopo il terremoto disastroso dell'Aquila del 2009. Abbiamo avuto in prestito temporaneamente per 6 mesi 60 opere tra sculture e ceramiche, e questo è importantissimo per il Museo di Atessa perché, dicevo già precedentemente, abbiamo la possibilità di ammirare almeno 3 aspetti della poliedrica personalità di Aligi Sassu: la matericità dei bronzi e delle ceramiche e poi lo sfavillio dei colori e della pittura. Palazzo Ferri, che già ospita 210 opere di Aligi Sassu, si appresta a concludere degnamente il primo anno di celebrazioni del centenario della nascita di Aligi Sassu 1912-2012, significativamente il 17 luglio, giorno in cui l'artista è nato ed è morto. In verità il Museo Sassu ha già operato nell'ambito delle manifestazioni in onore dell'artista, con delle conferenze e soprattutto con molto successo con 3 workshop per bambini che hanno appreso a livello proprio manipolativo le varie tecniche che sono state portate avanti anche dall'artista. Per concludere, nel mese di agosto dello scorso anno, con un grandissimo spettacolo sul terrazzo di Palazzo Ferri, arte, musica e letteratura, in cui il maestro Domenico Galasso ha drammatizzato gran parte della biografia di Sassu, dell'autobiografia anzi di Aligi Sassu, per cui siamo stati molto presenti molto attenti alle celebrazioni del primo centenario. Ringrazio per questo progetto non solo Alfredo Paglione, mecenate, ma poi sempre attento, paziente a seguirci passo passo, il sindaco di Castelli e il direttore del Museo delle Ceramiche di Castelli, la curatrice del museo, dottoressa Meral, l'amministrazione di Atessa che ci ha messo a disposizione mezzi e personali per i traslochi, i trasferimenti e poi anche per il contributo finanziario della Regione Abruzzo, della Valagro e della BCC Sangro Teatino. Ma in questo momento mi corre l'obbligo di ringraziare la dottoressa Anna Pia Pilonga e la dottoressa Anna Dintino, perché si sono spese generosamente e si stanno spendendo proprio per rendere al meglio questa mostra. Grazie. Alfredo Paglione, che è un po' difficile presentare, nel senso che non è facilmente attribuibile un ruolo, possiamo dire un vulcano di idee, e quest'anno ha presentato 2 opere, 2 manifestazioni in contemporanea che hanno come filo conduttore Aligi Sassu, e tante novità anche per Atessa. Beh, evidentemente di solito mi vengono delle discrete, delle buone idee, però io mi devo sempre affidare ai volenterosi che devono metterle in pratica. Devo dire la verità che a Tornareccio prima e adesso da 3 anni, 4 anni mi stanno assecondando in tutto, e quindi siamo riusciti a creare 2 manifestazioni importantissime. A Tornareccio, quella dei mosaici, per cui il mio piccolo paese natale adesso è tutto, diciamo, infiorato di bellissimi musei di grandi artisti, sono oltre 60 che adornano le case e le strade del mio paese. Adesso invece dove ho voluto creare un Museo Sassu, affidando a loro 210 opere su carta straordinarie, perché rappresenta un po' il diario di Sassu tutta la sua vita. Atessa mi sta dando grande soddisfazione perché è molto ben diretto innanzitutto dalla signora Cicchitti, dalla professoressa della Cicchitti e dalle sue collaboratrici. Atessa quindi è diventata in questo momento il centro dei miei pensieri, perché ho voluto trasferire ad Atessa una parte delle ceramiche che io avevo donato al Museo delle Ceramiche di Castelli. Purtroppo lì col terremoto si è lesionata la chiesa che era destinata per collocarvi le 200+ opere di Sassu, e quindi resteranno queste opere esposte ad Atessa fin quanto non sarà pronta questa chiesa di Castelli. Se Tornareccio è stata caratterizzata dai musei, lei ha lanciato un'idea per Atessa. Se fosse possibile, sarebbe una grossa cosa, specializzare Atessa per il settore grafico.
Ma io ho sempre creduto negli anni della mia attività, sono ormai tantissimi, in una forma di specializzazione, di identificazione. E quindi, visto che a Tessa tante opere grafiche di Sasso, cioè incisioni, acqueforti, litografie, serigrafie, ho pensato che sarebbe una buona cosa far conoscere la grafica, cioè la, diciamo, la scienza della calcografia, cioè come si stampa un'opera grafica, in modo da avvicinare poi tanti giovani anche a questa nuova attività e quindi creare una stamperia di opere originali. Questa è una cosa che mi alletterebbe molto. E poi presentare, cosa che stavamo già facendo e che mi auguro si riprenda questo, diciamo, questa mia iniziativa, presentare da Tessa sempre sul piano della grafica mostre di grandi maestri, di cui non si potrebbe presentare opere di pittura perché hanno dei pezzi astronomici come Picasso, come Chagall, come Ruol, come De Chirico, come Marino Marini. Allora noi potremmo presentare da Tessa anno di anno in anno delle mostre di opere grafiche. Questo è alla mia portata e quindi mi pare, io spero che si possa fare. Manifestazione che si terrà ad Atessa, molto importante presso il Museo Sasso, quella delle ceramiche dello stesso artista che erano nel Museo di Castelli e che per 6 mesi saranno concesse in prestito a questa importante struttura. Alla conferenza stampa di presentazione c'era anche il sindaco Nicola Cicchitti, che è stato anche stimolato da un nuovo progetto del vulcanico Alfredo Paglione circa la possibilità di realizzare una scuola permanente di grafica che possa contraddistinguere Atessa, così come Tornareccio per esempio è contraddistinta per i suoi mosaici. È fattibile questa cosa, sindaco? Ma io credo che i progetti sono fattibili. Alfredo Paglione è l'artefice di tutto questo progetto che sul nostro territorio va avanti ormai da diversi anni. Mercoledì 17 appunto c'è l'inaugurazione di questa mostra di ceramiche che ci sono state, diciamo, concesse dal Comune di Castelli, e colgo l'occasione per ringraziare ufficialmente il sindaco e tutta l'amministrazione comunale di Castelli, concessaci questi mosaici, ci sono stati concessi per 6 mesi, la mostra sarà allestita presso il Museo Sasso, dove ci sono appunto 210 opere di grafica. L'idea di Alfredo Paglione non è peregrina, è un'idea da sposare sicuramente, e dobbiamo cogliere queste occasioni per appunto far crescere la cultura nel nostro territorio. Io ho lanciato un'altra idea che può essere, visto che appunto attraverso Alfredo Paglione l'Abruzzo, in modo particolare la provincia di Chieti, gode di opere e di collezioni appunto di questo grande artista poliedrico qual è Aligi Sasso, perché non realizzare un circuito museale delle opere appunto di Sasso, perché di questo ne gode appunto il museo qui a Chieti, che è appunto del Palazzo De Maio, ne gode Vasto, ne gode appunto Castelli, Giulianova, Tornareccio, Atessa e tante altre realtà, e quindi cercare un circuito dove appunto legare all'arte, alla cultura di questo grande artista, anche un circuito turistico che possa far conoscere ancora di più queste nostre realtà che tanto possono offrire, sia dal punto di vista storico, artistico, dal punto di vista appunto culturale di queste grandi opere, e soprattutto anche dal punto di vista turistico ed enogastronomico, che sicuramente possiamo offrire tanto al turista e nello stesso momento dare tante di quelle opportunità. Quindi non perdiamo occasione per visitare sin da quest'estate fino a tutto il prossimo autunno questa esposizione ad Atessa di 60 opere appunto di Sasso, di ceramiche, che ci sono state offerte dal Comune di Castelli
per la circostanza. Sindaco di Tornareccio Nicola Pallante, alla presentazione di questo evento diciamo parallelo tra Trieste e Tornareccio, con lui ovviamente parliamo della manifestazione dedicata ai mosaici che contraddistingue ormai da diversi anni il suo comune. Sì, come diceva lei, Tornareccio oramai ha acquisito un'autorità a livello nazionale grazie a questo progetto, a questa manifestazione di un mosaico per Tornareccio che è giunto oramai all'ottava edizione. Di anno in anno questa manifestazione acquista sempre più consenso, notorietà, anche presenza di artisti di fama nazionale e internazionale che contribuiscono ad arricchire il nostro paese con meravigliosi mosaici che il visitatore può trovare sulle pareti delle abitazioni poste nel centro storico e non solo. E quindi l'invito è a venire per sabato 20 luglio, che è la giornata inaugurale dell'ottava edizione di un mosaico per Tornareccio, vedere il bozzetto e l'esposizione del concorso di quest'anno e allo stesso tempo approfittare per fare una passeggiata per il paese nel centro storico e poter abbinare la bellezza di queste opere d'arte che veramente colpiscono l'animo umano e portano ad una bella sensazione, e quindi è davvero un'occasione bella per fare cultura in un paese particolare della nostra regione.